In Europa è stato stimato un mercato di persone con disabilità di circa 50 milioni di potenziali turisti. Se a questa cifra si aggiungono gli accompagnatori, i familiari e gli amici, si ottiene un enorme effetto moltiplicatore. Numeri simili si potrebbero stimare anche per altri paesi extraeuropei, a cominciare dagli Stati Uniti, dove la cultura dell'accessibilità degli spazi urbani e della fruibilità del turismo fa parte della mentalità comune da circa 30 anni. Una domanda di turismo che spesso non è soddisfatta pienamente e che potrebbe aumentare i fatturati dell'industria del turismo. Dall'altra parte, il miglioramento della qualità della vita e i progressi scientifici e sociali per garantire a tutti una vita indipendente. Da qualche anno hanno posto al centro dell'attenzione il diritto alla vacanza tra i diritti indispensabili della persona. Non si può avere un parcheggio riservato davanti a casa? Io ho il caso di un infortunato sul lavoro che non so come ricollocare. Buonasera, posso chiederle un'informazione? Sì, è per mio padre che ha avuto un incidente durante il lavoro. Sono una docente di scuola primaria e volevo sapere se c'era una normativa che mi poteva permettere di tutelarla e del somministrare dei farmaci ai bambini che hanno bisogno di una bambina epilettica. Una disabilità obiettiva, parliamo di patente e la ringrazio moltissimo, è stato esauriente. La ringrazio. Grazie. Meno male che mi è stata la soluzione. Grazie, grazie. Parlare di integrazione delle persone con disabilità non ha senso se non si propongono a tutte le persone pari opportunità nel tempo libero, nella cultura, nello sport, oltre che nel lavoro e nelle attività sociali. Una concreta e piena integrazione è possibile se si garantisce una informazione certa e attendibile, verificata e validata costantemente ed erogata in maniera accessibile a tutti, superando le barriere fisiche, psichiche, sensoriali, etniche e linguistiche. L'informazione e l'accessibilità garantiscono la partecipazione di tutti. Partecipazione vuol dire opportunità per tutti di vivere la cittadinanza attiva, di essere veramente cittadini, di essere abitanti del mondo, liberi e responsabili, con il diritto di scegliere. L'inclusione delle persone con disabilità non è solo un problema sociale, ma quando si parla di vacanze è anche una notevole opportunità economica per gli operatori del turismo. Il turismo è una necessità primaria per tutti, ma è anche una forma molto forte di esclusione per le persone con esigenze specifiche, perché il sistema turistico non fornisce una risposta adeguata alla domanda dei turisti con disabilità, non prende in considerazione le opportunità economiche, non possiede le competenze necessarie per progettare prodotti adeguati. Da diversi anni in Europa, numerose organizzazioni si sono poste il problema di formare il personale delle strutture di ricezione ed accoglienza turistica. Nel corso degli anni Tandem ha partecipato a tanti progetti che hanno visto una fortissima partecipazione di tutti i soci anche per tutte quelle attività di test e di formazione che questi progetti hanno richiesto. Tandem nasce proprio con un respiro europeo. Nasce nel 1997 da un progetto europeo Horizon chiamato Turismo per Tutti. Si occupa di sviluppare e di valorizzare il turismo accessibile attraverso nuovi progetti europei, attraverso servizi informativi a livello regionale, a livello italiano e anche a livello europeo. Nei progetti europei le esperienze di ogni partner, che sono complementari, in quanto ogni paese porta la propria esperienza, le proprie relazioni, la propria storia, sono importanti perché poi riescono a creare un prodotto comune, più innovativo, ma allo stesso tempo che è superiore, si potrebbe dire, alla somma degli addendi.
progetto. Spesso i progetti sono fatti da 4-5 partner che rappresentano 4-5 paesi, ma i risultati del progetto diventano poi un bene per tutti. Nei moduli formativi sul turismo sono praticamente ignorate le problematiche legate all'ospitalità dei turisti con bisogni speciali. Allora, Massimiliano, possiamo parlare un attimo di questa scheda? Sì. Allora, questo è un utente che ha chiesto alberghi in Umbria. Quello che è importante è che tu segnali all'utente come abbiamo raccolto le informazioni, ovvero attraverso una ricerca prima fatta tramite i siti internet, ma una verifica telefonica. Cioè noi alle strutture abbiamo somministrato un questionario più o meno di 12 pagine e abbiamo cercato di capire quali sono le caratteristiche strutturali di quell'albergo. E il servizio igienico è completamente accessibile? Esistono sentieri o percorsi attrezzati per visitatori disabili? Neanche per persone non vedenti, quindi immagino. E poi una sintesi descrittiva. Quindi c'hai le informazioni sul parcheggio, sull'ingresso, sulle camere e sui servizi igienici in particolare che sono presenti nelle camere stesse. Noi facciamo domande di carattere generale, ma poi ogni persona con disabilità ha delle proprie specifiche esigenze. Questa che pavimentazione è? È una pavimentazione San Pietrini, no? Sì. Esatto, ma San Pietrini sono comodi se uno viene in bicicletta, se viene sta su sedia a ruote. Bravissimi. Quindi hanno fatto l'ingresso accessibile e gli diamo un bel 10, però potevano fare qualcosa in più migliorando l'accessibilità pure in questo tratto iniziale. Alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea, come il progetto EU4Me, hanno cercato di colmare un vuoto che scuole, università e centri di formazione non riescono a coprire in Italia e in molti paesi europei. Il progetto EU4Me è stato il primo progetto finanziato dalla Commissione Europea di cui Tandem sia stata coordinatrice. È un progetto che finito nel 2006 e che ha visto un gruppo di paesi partecipanti con cui ancora siamo in contatto. Che cosa voleva fare il progetto EU4Me? Intanto voleva cercare di formare dei formatori che fossero in grado di parlare di argomenti di turismo accessibile non solo nei circoli ristretti e limitati di coloro che già operano nel turismo, ma nelle università, laddove si formano le future risorse di persone che andranno a lavorare in ambito turistico a livello di tutti i paesi europei. Il progetto EU4Me ha avuto un bel successo a livello europeo e su impegno della cooperativa Tandem, al di fuori del periodo di finanziamento, il progetto EU4Me ha mantenuto il suo sito web attivo. Questo ha fatto sì che molte organizzazioni europee potessero collegarsi al sito, comprendere quello che il progetto aveva fatto e trarne vantaggio. Sono iniziative che rimangono, che possono ulteriormente portare dei benefici. In Italia lo stesso progetto EU4Me ha prodotto una formazione online nell'ambito dell'iniziativa Presidio del Lazio, che è ancora in linea. Al fine di garantire uguali diritti per tutti, comprese le persone con disabilità, che rappresentano circa il 10% della popolazione mondiale e il cui numero è in rapido aumento, ma anche le persone ultra 65 anni e tutti i loro parenti e accompagnatori, occorre creare una società più accessibile, compresi i servizi turistici. Nel corso del progetto abbiamo avuto la possibilità di incontrarci in vari paesi europei. Molto spesso ciò che viene preso in considerazione principalmente è la fruibilità delle persone con disabilità motoria. Tutto questo ci convince ancora di più a perseverare, a cercare di valorizzare, portare avanti la formazione sul turismo accessibile,
perché le esigenze delle persone con disabilità, ma delle persone in generale, sono tantissime. Tutti gli operatori della catena del turismo devono essere messi in condizione di conoscere queste esigenze e di rispondere in maniera completa alle esigenze di tutti. L'obiettivo principale del progetto ITI è quello di migliorare l'accessibilità dei servizi turistici attraverso un'adeguata formazione degli operatori del turismo sull'accoglienza dei turisti con disabilità e anziani, al fine di aumentare la competitività delle strutture turistiche e dei lavoratori del turismo sul mercato del lavoro. Il progetto ITI è in armonia con gli intenti esposti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con il principio di non discriminazione, sancito dall'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, che valorizza concretamente la persona con disabilità come individuo, parte sociale attiva, detentore di diritti e di doveri umani, morali, sociali, economici, culturali. Con le raccomandazioni della Commissione europea espresse in occasione dell'Anno europeo delle persone con disabilità del 2003, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità chiude definitivamente con la logica che considera le persone con disabilità come categoria sociale. I loro diritti sono diritti di tutte le persone. La differenza sta nel fatto che per affermarli e metterli in pratica richiedono di essere tradotti in una specifica situazione, la disabilità, sempre possibile nella condizione umana. La disabilità è il risultato di una relazione tra salute e ambiente. Entrambi i fattori possono essere oggetto di miglioramento e di modifiche adattive. L'obiettivo deve essere l'inclusione nella società attiva. Il progetto ITI è partito nell'ottobre del 2009 e si concluderà a gennaio del 2012. Il coordinatore del progetto è SCENT, che è l'associazione slovena di persone con disabilità mentale. È coadiuvata in Slovenia anche dall'Associazione Nazionale di Turismo. Ci sono anche tre partner europei, la nostra cooperativa Tandem, un dipartimento di scienze applicate di un'università finlandese e un ente per la formazione professionale greca. Inoltre, a vigilare sull'iniziativa e sulle attività del progetto c'è l'ENAT. ENAT sta per Rete Europea del Turismo Accessibile e noi siamo entrati anche negli ultimi 2 anni a far parte del Consiglio di Amministrazione di ENAT. ENAT non è solo una realtà europea e si pone l'obiettivo di sviluppare iniziative di turismo accessibile dal punto di vista delle buone prassi, della riconoscibilità delle organizzazioni che ne fanno parte e nella formazione degli operatori. Quindi è assolutamente in linea con gli obiettivi del progetto ITI, con gli obiettivi della cooperativa Tandem e con gli obiettivi che a suo tempo il progetto EU4ME ha lanciato quando è stato finanziato e realizzato.